Ancora un doppio appuntamento per il Giardino delle Idee. Sabato 5 aprile alle ore 17 il Teatro Vasariano farà da palcoscenico al meraviglioso ritorno di Anna Marchesini con la sua raccolta di racconti Moscerine. Alle 21 ancora un grande ospite, lo sceneggiatore, regista e produttore cinematografico Fausto Brizzi, al suo esordio letterario con il romanzo 100 giorni di felicità. C'è tutta la carica umoristica ed emozionale di Anna Marchesini che vediamo nell'interpretazione di alcuni dei suoi personaggi più famosi nei 9 racconti di cui si compone Moscerine. In essi sono portati in scena i cambiamenti bruschi ed inaspettati che fanno parte della vita. I protagonisti di questo avvincente e profondo romanzo si trovano di fronte ad un bivio. C'è chi si trova davanti all'amore, chi decide di cambiare vita, chi si trasferisce e chi deve fare una scelta difficile le cui conseguenze le conosce solo il futuro. Accade così che la strada che si imbocca a volte può condurre verso la felicità, altre volte invece verso il dolore. Felicità e dolore, anche i temi affrontati da Fausto Brizzi nel suo primo romanzo 100 giorni di felicità, quelli che il protagonista Lucio Battistini, quarantenne di ordinaria normalità e follia, allenatore di una giovanile di pallanuoto, tanti amici, una bella moglie, 2 bambini, un amante, una passione viscerale per le ciambelle fritte, si trova a vivere come ultimi dopo un'impietosa diagnosi di carcinoma all'ultimo stadio. Lucio deve decidere, saranno i 100 giorni più belli della sua vita prima che la malattia lo porti oltre il limite del tollerabile. A Fausto Brizzi il compito non facile di raccontare questo percorso giorno dopo giorno, senza mai scadere nel patetico, con un tono leggero e a volte quasi allegro, nonostante tutto. Appuntamento al Giardino delle Idee con Anna Marchesini, Moscerine alle ore 17 e Fausto Brizzi, 100 giorni di felicità alle ore 21, sabato 5 aprile al Teatro Vasariano, Palazzo delle Logge, con ingresso da Piazza del Praticino, come di consueto libero e gratuito.